Grazie Presidente. Gentili colleghi, ho accettato con gratitudine l'incarico del Capogruppo di esprimere la dichiarazione di voto del mio gruppo sul decreto fiscale, un decreto che ho accompagnato nel suo percorso nella sesta commissione del Senato. Ringrazio i colleghi che hanno generalmente espresso un apprezzamento per il modo nel quale abbiamo cercato in quella sede di dare alle nostre opposizioni il modo di esprimere il loro contributo. Voglio anche esprimere un ringraziamento non di circostanza agli uffici che ci hanno aiutato nel compito complesso di affrontare un provvedimento che per le sue sfaccettature necessitava di un supporto consistente anche sotto il profilo tecnico. Quando mi sono affacciato al mondo della politica è stato portando con me le parole di un amico, Giorgio Lamalfa, che mi aveva detto che questa esperienza mi avrebbe arricchito culturalmente. Credo che volesse dire vedrai tante cose strane. E in effetti questo in qualche modo sta succedendo. Una l'ho vista oggi, mi sono sentito rimproverare la mancanza di autonomia valutativa dall'erede del partito che ha in qualche modo eretto a sistema il metodo del centralismo democratico. E questa è stata per me una sorpresa e in qualche modo per discolparmi da questa accusa e anche perché, devo dire, il mestiere di Presidente di Commissione che sto provando ad apprendere è piuttosto impegnativo, per dare prova di autonomia, se non valutativa, quantomeno discorsiva, non ho con me un foglio, perché non ho avuto il tempo di scriverlo, essendo tante le cose da affrontare. Ma mi voglio quindi soffermare con spontaneità, con sincerità e con lo spirito di confronto che ha caratterizzato un po' tutta la genesi del provvedimento in Commissione, su tre punti che mi sembrano essenziali, sui quali mi piacerebbe veramente che, diciamo così, posatasi la polvere, attenuatisi i toni che sono necessariamente accesi in aula, si possa riflettere con calma. Un punto è il contesto, un altro punto è il metodo e un terzo punto sono poi i contenuti. Il contesto nel quale questo decreto nasce è stato evocato dalla collega Conzatti, relatrice di minoranza, facendo però riferimento alle informazioni cronachistiche, giornalistiche degli ultimi giorni, delle ultime settimane, che dipingono un'Italia completamente allo sbando, un paese sull'orlo della bancarotta per colpa di noi, dei barbari. Io vi proporrei un esercizio diverso però. Io, per apprezzare il tipo di operazione che è stata fatta con questo decreto, io vi proporrei di allargare un po' lo zoom e magari di non rifarci alle fonti della stampa che necessariamente esprime un ampio ventaglio di opinioni, ma le opinioni, sapete, citando, visto che qualche giorno fa abbiamo commemorato un grande classico del nostro cinema, citando un classico del cinema statunitense, l'ispettore Callaghan, di opinioni ognuno ha le sue, io vorrei invece soffermarmi sui dati. Guardiamo che cosa ci dicono i dati. I dati ci dicono che ci vorranno ancora 5 anni perché il livello del reddito in Italia ritorni ad essere quello pre-crisi. Questa frase ve l'ho già detta in altre circostanze, quindi rischia di diventare un ritornello un po' stantio. Per arricchirlo di così icasticità mi sono permesso di mettere il grafico sul mio blog, così chi vuole se lo può andare a vedere, sta lì. Ci vorranno altri 5 anni e questo volerci altri 5 anni non significa che fra 5 anni la crisi sarà finita, significa che fra 5 anni avremo 15 anni di ritardo sulla nostra storia. Significa che nella storia del prodotto interno lordo di questo Paese la crisi che è appena terminata ha aperto una cicatrice che si vedrà per i prossimi secoli. Se qualcuno fra secoli avrà voglia di registrare ancora il PIL, come noi oggi lo concepiamo. L'evento che noi, nel contesto del quale ci muoviamo, è un evento che in termini economici ha la dimensione di un evento bellico.
Questo per dire che quando sento porre questioni pregiudiziali rispetto all'urgenza di intervenire in campo fiscale, non posso resistere alla tentazione di considerare queste eccezioni come strumentali o come derivanti da un non completo apprezzamento della tragicità delle situazioni nelle quali siamo, della drammaticità della situazione del nostro Paese. E questo per il contesto. Voglio ricordare che altri Paesi, che a differenza di noi non hanno ritenuto di fare i primi della classe obbedendo a tutte le regole dettate dai loro concorrenti, già hanno raggiunto, e anche questo lo trovate oggi sul mio blog, il sentiero di crescita di lungo periodo. Fra il sentiero di crescita pre-crisi e quello sul quale siamo adesso c'è un gap di 400 miliardi di euro che non so se mai riusciremo a recuperare. Teniamo conto di questo quando parliamo di un atteggiamento condonistico. Vorrei intervenire adesso brevemente sul metodo, dopo aver individuato il contesto. Ci è stato detto che era un provvedimento omnibus, che non era il sito normativo, il sedime normativo adeguato. Io, peraltro, devo dire, norma di cronaca, che è stato per me un grande piacere, ed è tuttora un grande piacere, e sarà un grande piacere avere come capogruppo dell'opposizione del PD in commissione il senatore D'Alfonso, del quale anche qui abbiamo potuto apprezzare l'eloquenza, che comunque è sempre pregna di contenuti e che ci permette di approfondire l'analisi. Lui ha parlato di sedime normativo inadeguato. Beh, ma guardate, io non voglio fare il gioco facile di dire avete cominciato voi, però voglio notare che nelle pieghe di questo provvedimento, che era molto complesso, siamo dovuti intervenire anche perché c'è una storia di provvedimenti di struttura presi in un sedime normativo inadeguato. Noi abbiamo cercato di rimediare ad alcune criticità emergenti da riforme del credito fatte per decreto legge senza una necessaria adeguata attività istruttoria e eccependo un'urgenza che in quei casi invece non c'era. Perché se noi prendiamo ad esempio il comparto del credito cooperativo e andiamo a vedere che cosa ne dicono le relazioni della Banca d'Italia, da nessuna parte emerge una necessità ed un'urgenza di intervento complessiva in quel comparto. E quando poi si interviene sull'onda di una emotività o di circostanze contingenti, dopo succedono cose come quella che abbiamo dovuto gestire nel decreto. Non so se fosse la sede opportuna o inopportuna per affrontare il tema, ma vi ricordo che una riforma, quella delle popolari, adesso è sub iudice alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il semplice motivo che qualcuno ha riflettuto sul fatto che neanche i regolamenti europei sono così draconiani da prevedere che chi affida i propri risparmi a un istituto di credito non venga rimborsato mai, che è l'interpretazione che noi abbiamo dato qui in Italia di una regola europea. Ci sarebbe da aprire anche un dibattito allora sul metodo, su questa nostra velleità di applicare sempre ciò che viene dall'estero in modo estremamente penalizzante per noi stessi. E fino a che noi non apriremo un dibattito sereno, e lo chiedo in questo senso all'opposizione di sinistra su questo tema, succederà che qualsiasi richiamo a regole esterne verrà visto dai nostri concittadini, dai lavoratori italiani, più come una volontà di aggressione nei loro riguardi che come una volontà di aderire a un progetto di ordine superiore. E questo è il problema che, se posso sommessamente dirvi dal mio punto di vista, che è un punto di vista settoriale, limitato, di avversario politico, è il principale problema che dovete risolvere. Perché, vedete, andiamo un attimo andiamo ai contenuti, perché vedo che mi devo avviare a concludere, ma qui sul serio, perché non è come nelle conferenze dove poi si parla per mezz'ora. Vedete, ci è stato detto che noi con misure condonistiche avremmo in qualche modo intaccato il patto sociale, eroso, ma insomma qua bisogna un po' ragionare su quale riteniamo sia lo scopo della vita, perché vedete,
A mia figlia a scuola hanno insegnato che gli articoli più importanti della prima parte della Costituzione sono il 10° e l'11° perché sono quelli che ci hanno consentito di entrare in Europa, questo le è stato detto, poverina. Io non ho contestato perché, per carità, non sia mai per me entrare nei percorsi didattici degli insegnanti, però anche l'articolo 3 non è male, lo vogliamo leggere insieme? È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ce lo ricordiamo. L'austerità, intaccando questi inderogabili doveri di solidarietà, ha messo sì quella a rischio il patto sociale del Paese, e che al termine di un periodo in cui abbiamo visto aumentare i poveri si ricorra a interventi di rottamazione che, a differenza dei precedenti, sono più accessibili perché prevedono una maggiore dilazione delle rateizzazioni, quindi offrono un effettivo ristoro, non mi sembra che ci possa essere imputato come una grave violazione del patto sociale o come una, in qualche modo, un aggiramento dei doveri che il contribuente ha nei riguardi dello Stato. Dobbiamo capire a che punto siamo. Siamo in una situazione di estrema, tragica recessione, della quale, ahimè, non riusciamo a vedere effettivamente la fine. E proprio per questo motivo riteniamo, parlando di una cosa della quale qui oggi non si tratta, che l'impianto espansivo della legge di bilancio abbia una piena legittimità di essere e possa contribuire a risolvere il problema. Ed è per questi motivi che annuncio la dichiarazione di voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ.